A Sava l'accensione delle luminarie è già una festa. In piazza San Giovanni, in piazza Spagnolo Palma, si è dato il via al periodo delle festività natalizie con un'iniziativa condivisa con il gruppo Passio Christi ed altre associazioni locali. Oltre alle luminarie c'è stata l'esibizione dei ragazzi del team Dance Emotion Academy con l'intrattenimento musicale del gruppo folk ensemble ionico San Marzano e dei ragazzi di Stelle all'improvviso 2023. Immancabili gli stand enogastronomici con la degustazione di pettole. Sotto i portici invece i mercatini artigianali. Abbiamo dato il via al calendario natalizio a Sava, dovevamo farlo il 22 novembre ma l'abbiamo rinviato per motivi del tempo non perfetto. Abbiamo appunto voluto accendere ufficialmente le luci all'albero in piazza San Giovanni e qui in piazza Spagnolo Palma abbiamo voluto creare un po' l'atmosfera natalizia grazie agli stand enogastronomici e agli stand relativi anche ai mercatini di oggetti particolari. Voglio ringraziare innanzitutto l'assessorato allo spettacolo e allo sport, Ilaria Pesaro, per quello che ha fatto in questi giorni e grazie anche a tutte le associazioni che hanno preso parte all'organizzazione di questa stupenda serata. Ci saranno tantissime serate anche qui in piazza Spagnolo Palma, ma abbiamo deliberato e organizzato un calendario ricchissimo di eventi fino al 6 gennaio che vedranno vari luoghi di interesse tra cui il cinema e altri luoghi dove le varie associazioni faranno degli spettacoli o degli incontri tutti sul tema natalizio. Quindi veramente la città di Sava e i paesi limitrofi possono usufruire di questi spettacoli e venire a visitare il nostro paese in queste festività che spero siano e portino tanta serenità nelle nostre famiglie perché ne abbiamo tanto bisogno. Si crea con queste iniziative un clima di festa necessario per vivere un po' più di tranquillità. Certamente, quest'anno abbiamo voluto portare una novità nel nostro territorio, condividere con i nostri cittadini un momento festivo, appunto le festività di Natale. E diciamo che la condivisione è partita talmente tanto bene che oggi la piazza era tanto piena di gente. Quest'anno c'è stata tantissima collaborazione da parte delle associazioni, finalmente abbiamo visto uno spirito di collaborazione, tanta sinergia tra di loro. Infatti il promotore è anche stato il presidente dell'associazione Passio Christi che dal primo momento si è messo subito in movimento, ci ha aiutato a collaborare con le diverse associazioni qui presenti sul territorio creando tutto questo ambiente festivo. Non siamo che onorati. E noi dovevamo organizzare il tutto il 22 novembre, però poi a causa del maltempo l'abbiamo spostato oggi a 2 di dicembre. Siamo contenti, speriamo che questa edizione, partita come prima, si possa prolungare anche negli anni a venire. Ringrazio tutti per la partecipazione e il grande conforto che ci dimostra sempre tutta la cittadinanza. Questa sera siamo molto contenti, abbiamo inaugurato il nostro Natale, il nostro calendario invernale e a corredo ovviamente di questa bellissima manifestazione in cui abbiamo illuminato il nostro albero e illuminato il nostro Natale ci sono gli hobbisti con i loro mercatini che vi aspettano ovviamente in questa serata ma anche per tutto il mese di dicembre. E sul sito del comune e comunque sulla pagina Facebook del sindaco potete trovare il calendario con tutti gli eventi.